finale di Reazione a Catena con tre ragazze simpatiche e esuberanti che arrivano dalla regione che abbiamo detto insomma di amare molto, che è la Sardegna. Manuela, Francesca e Valentina, partite da 104.000 euro. Mettete la cuffia, in bocca al lupo per questa ultima avventura in questa puntata, ovviamente. Ditemi se sentite bene la mia voce in cuffia. Sì. E allora possiamo iniziare con l'ultima catena. Il percorso inizia da Manuela. Gala. P. Sala. Ovviamente vi ricordo a tutte e tre che avete due jolly a disposizione da giocare quando volete. Prego, Manuela. Pranzo. Pranzo. Un pranzo di gala nella sala pranzo che c'è nelle case. Ok. Vediamo se pranzo è giusto, hai fatto bene a non utilizzare il jolly. Perfetto. Molto bene. Manuela è partita bene. Chi ben comincia è a metà dell'opera, insomma, chi bene parte a metà dell'opera, quindi noi ci auguriamo e vi auguriamo di cuore tutto ciò. Francesca. Sala. C. Muto. Cinema. La sala del cinema e il cinema muto, come quello di Charlie Chaplin. Ok. Ti brillano gli occhietti, forse la parola è quella giusta. Speriamo. Perfetto, cinema, brava. Bene Manuela, bene Francesca. Mi raccomando Valentina, concentrata. Ancora due jolly, eh? Quindi ti trovassi in difficoltà, utilizzalo. Muto. P. Fresco. Gioco ai jolly. Ok. Quindi passa la parola a Manuela e aggiungiamo una lettera. Muto. P. E. Fresco. Pesco. Pesco. Vediamo. Stare all'ombra, al fresco di un pesco. Ah, stare al fresco. No, dobbiamo dimezziamo. 52.000 euro, ma c'è un'altra lettera per Francesco. Muto, P, E, S, fresco. Non ce l'ho. Niente? No. Purtroppo lo dobbiamo considerare errore. Guarda cos'era. Pesce, muto come un pesce, pesce fresco. Non era difficile. Dimezziamo, 26.000 euro. Ok, tranquille. Andiamo avanti, Valentino. Fresco, R, cronaca. Rosa, cronaca rosa e fresco come la rosa. Beh, vediamo se questo ragionamento è giusto. Perfetto, bene Valentina. Peccato per pesce perché non era difficile. Andiamo, tranquillo, 26.000 euro. Avete ancora un jolly, Manuela. Cronaca, N,
pecora. Nera. Nera. Cronaca nera, pecora nera. La pecora nera. Della famiglia, sì. Brava, brava, ottimo. Dai che chiudiamo questa catena e teniamo 26.000 euro. Tra l'altro avete ancora un jolly e lo potete giocare solo adesso, se Francesca ovviamente lo ritiene opportuno. Pecora. L. Filo. Lana. Il filo di lana e la lana si ricava dalla pecora. Il ragionamento è giusto. Vediamo se hai fatto bene a non utilizzare il jolly. Ed è perfetto! Brava Francesca! Un buon percorso delle nostre ragazze e 26.000 euro è il valore dell'ultima parola. Potete parlare tra di voi tranquillamente. Allora, attenzione ragazze, 26.000 euro, cerchiamo di portarli a casa e vediamo insieme. Filo. P-E. E finale e terzo elemento. Ragionate tra di voi. Allora, filo nel senso di filo del rasoio, qualcosa del genere. Filo del discorso. Filo del discorso. Perdere il filo. Brava. Brava. Pensiamo ad altro nel frattempo. No. Perdere ai punti esclamativi. Perdere. Perdere il filo. Perdere il no, filo. No, perdere, basta. Aspetta, pensiamo però. Filo non nel senso filo di filo. Per fare il filo nel senso qualcuno. Uno che vuole la corteggiare, quindi no. Pescare, filo per... No, pescare. Quello è filo. Lenza. No, lenza. Filo da lenza, è troppo collegato. Pensare. No. Perdere. Perdere. Vale, secondo me i punti esclamativi. E allora se i punti esclamativi. Aspetta. Pensiamone altro. Ok. Pericolante. No. Filo nel senso di. Un filo. Filo discorso. A me non mi viene altro. No, neanche a me. Filo, fare il filo, ma non trovo parole che si collegano. Però magari col secondo elemento. No. Passo ai punti esclamativi. Cosa ti viene? A me viene perdere il filo. Lo sai come si... sono. Vabbè, tanto siamo venute qui senza niente. Infatti, al massimo torniamo senza niente, però ce la giochiamo. Perdere. Secondo me è perdere. Perdere. Cosa vuoi fare? Non ti fidi? Ah, secondo me con l'altro la possiamo prendere in qualche senso. Tu cosa dici? La vogliamo tentare? Cioè vi fidate e poi... Cioè voi ci mangiamo le mani se perdere. No, dai, tentiamoci. Cosa ti cambia? Non lo so, poi non viene altro. No, Vale, a me viene il fino di collegamento di qualcosa, ma... Fino... percorso, ma ce l'ha e quindi non può... Cosa allora, facciamo? Belli, io sarei stato ad ascoltarvi per ore. Meraviglioso. Io no. Allora... La parola che vale 26.000 euro, ce l'avete o volete il terzo elemento? Perché vi vedo divise in questo, in senso. Allora, tocca a te Francesca, dimmelo. Proviamo a dare la soluzione. Provate a dare la soluzione. Allora, la parola che vale 26.000 euro qual è? Perdere. Perdere il filo, e ci sta benissimo. Che la cosa... togliete le cuffie intanto. E ci sta benissimo, perché la cosa che ha detto... gridando quasi Valentina. Però noi dobbiamo vedere il terzo elemento, se il terzo elemento ci conferma o meno. Vediamo. Porci. Perle. Perle. Filo di perle. Vedi. Filo di perle. Valentina diceva dimezziamo. Non importa, non importa. Manuela e Francesca, tentiamo. 13.000 euro ovviamente c'erano in gioco, avendo dimezzato. La parola esatta per 26.000 euro è... Perle, perle, vabbè,
però se la sono giocata. Ci riprovano domani. Grazie, TG1, TG1. Ok.